Alla 21ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni promuoverà il patrimonio archeologico diffuso presente nel parco e le attività di tutela e valorizzazione del territorio. L'ente ha lavorato negli ultimi anni alla realizzazione della rete delle aree archeologiche del parco, comprendente 8 siti riqualificati. Sì, siamo molto contenti di partecipare alla borsa come ogni anno e complimenti al dottor Picarelli chiaramente che fa sempre un egregio lavoro, perché la borsa rappresenta un momento per fare da una parte il punto della situazione e dall'altra parte per programmare e pianificare il futuro. Tra l'altra parte quest'anno è anche il 20° anniversario del riconoscimento UNESCO per quanto riguarda il nostro patrimonio, il nostro parco, la nostra area protetta, e dobbiamo programmare e pianificare i prossimi 20 anni e anche oltre. E chiaramente noi oggi vogliamo anche fare in modo che tanti siti minori possono avere la propria vetrina, ma siti minori tra virgolette, perché sono dei siti di grande pregio, di grande importanza, e mi fa piacere sottolineare come il nostro parco, come la nostra area protetta sta diventando sempre di più un laboratorio di ricerche. Sono tante le università che si stanno dedicando al nostro territorio per sviluppare attività, sono tanti giovani che vengono qui a fare magari le loro tesi di laurea, i loro dottorati. Ecco, questo per noi è una grande soddisfazione, ma dobbiamo continuare in questa direzione. Cioè, la ricerca, a mio avviso, rappresenta un momento fondamentale, un momento centrale dell'attività che il parco deve fare, soprattutto su questi temi culturali e su questi temi che riguardano il paesaggio, che riguardano il territorio. Noi abbiamo la fortuna di vivere nell'area protetta più grande d'Italia, l'area protetta con 4 riconoscimenti UNESCO, l'area protetta che veramente ha un pregio culturale e ambientale straordinario. Ma questo deve diventare sempre più un'opportunità. E quando vediamo tante attività di ricerca, quando vediamo tanti giovani, quando vediamo degli studenti che fanno magari la tesi, stanno lavorando sulla tesi che ha come oggetto il nostro territorio, beh, è esattamente quello che noi vogliamo fare, l'opportunità. E da quell'opportunità però c'è anche un momento di ricerca, un momento di studio, un momento di valorizzazione, perché ricerca significa anche valorizzare e far conoscere. E poi c'è l'altra grande sfida, che è rivolta ai nostri ragazzi, e mi fa piacere che anche la borsa abbia coinvolto le scuole. Noi sempre di più dobbiamo fare in modo che i ragazzi delle nostre scuole conoscano il Parco Nazionale del Cilento Vallo degli Alburni, cioè la terra nella quale loro vivono, la terra nella quale hanno fatto i sacrifici i propri nonni, i propri genitori, perché è l'unico modo per fare in modo che i nostri ragazzi possano amare il territorio nel quale vivono. Se non conosciamo un qualcosa non lo possiamo amare, ed in questo modo potranno un domani valorizzarlo e potranno un domani chiaramente anche sviluppare idee e progetti nel nostro territorio. Ecco, questa è la sfida che parte ancora di più qui dalla borsa. Tra l'altra parte il parco sta lavorando anche alla rete dei musei del parco. Noi poche settimane fa abbiamo inaugurato i primi 2 musei nel centro di ricerca della biodiversità Vallo della Lucania, ma stiamo continuando in questa direzione, perché i musei del parco rappresentano la vetrina di che cos'è la nostra area protetta, di qual è la bellezza innanzitutto, ma anche il valore della nostra area protetta.